Un punto dall'elevato peso specifico, quello riportato dalle cabasse di Carpi. Le sconfitte delle più immediate inseguitrici permettono al Pescara di avvicinarsi all'obiettivo playoff, anche se la vittoria non è stata conquistata. A questo punto resta difficile centrare il terzo o quarto posto, piazzamenti che consentirebbero di accedere direttamente alle semifinali saltando il primo turno. Se sarà qualificazione ai playoff, il posto realisticamente migliore alla portata sarà il quinto e quindi partita casalinga secca contro l'ottava. A tal proposito, il match di sabato contro il Verona risulterà determinante, visto che gli scaligeri sono i primi inseguitori del Delfino. Squadra al lavoro nella seduta mattutina al Poggio, assenti oltre i nazionali Capone e Antonucci anche i vari Campagnaro, Memusciai e Balzano. D'altro canto Pillon, Ria di nuovo in gruppo, Monachello, Canutè, Del Sole e Gravion. Sabato saranno a disposizione anche Bruno e Scognamiglio, che hanno scontato il turno di squalifica. Insomma, non c'è più emergenza in difesa. Scognamiglio sarà sicuramente al centro del reparto. Chi al suo fianco? Bettella e Perrotta hanno fatto bene a Carpi. Dalle indicazioni odierne, il tecnico di Preganziol non ha deciso, ma sembra tenere in ampia considerazione la candidatura del difensore di proprietà dell'Atalanta, fresco di debutto lunedì scorso. Sinceramente sono contento della mia prima partita tra i professionisti e ovviamente è un'emozione che mi rimarrà sempre dentro di me. Penso di aver fatto una buona partita, però c'è sempre da migliorare, appunto i vari passaggi sbagliati, i vari uno contro uno persi. Un giovane come me punta sempre a fare meglio, quindi c'è ancora tanto da lavorare. No, io appunto lavoro, come già ho detto in passato, giorno per giorno, allenamento per allenamento, e ogni volta che il mister mi chiede di essere pronto io risponderò presente. Questo è il mio pensiero, lavorare giorno dopo giorno e poi il futuro si vedrà. A centrocampo molto dipenderà dalle condizioni di Memusciai, che dovrebbe esserci, e nel caso ci sarà la conferma del centrocampo di Carpi, altrimenti toccherà di nuovo a Bruno con Brugman e Crecco e con Canutè pronto ad un contributo limitato nel minutaggio nel secondo tempo. Grande attenzione poi sulle scelte in attacco, dove il bomber Mancuso, anche per via di qualche acciacco fisico, non è al meglio e non segna sua azione dalla gara con lo Spezia di inizio marzo. Sottil è il giocatore più in forma. Capone ha dato segnali importanti a Carpi, mentre Marras potrebbe tornare utile anche a gare in corso. Insomma, tante le ipotesi plausibili per Pillon, che dovrà individuare la formula per far sì che la squadra torni a far gol con maggiore assiduità, visto che nelle ultime 7 partite il Pescara solo una volta ha segnato più di una rete contro il Palermo ed è stata anche l'unica vittoria di questa mini striscia. Di contro, il Pescara se la vedrà con il Verona, con cui c'è una rivalità forte tra i tifosi. L'Elas voleva essere in lotta per la vittoria del campionato e invece ora deve pensare a centrare i playoff. La sconfitta casalinga col Benevento di 2 giorni fa ha riacceso le tensioni in casa scaligera. Il tecnico Fabio Grosso è di nuovo in bilico e nella sua Pescara si giocherà il posto. Su di lui aleggia la figura di Zdenek Zeman, il boemo, ex tecnico biancazzurro, è uno dei candidati alla successione di Grosso in caso il presidente Setti proceda con l'esonero dopo la gara di sabato. Anche se ieri il patron veronese, con una nota, ha fatto sapere che non fa parte di lui sollevare allenatori dopo averli scelti e si augura che il sogno promozione diventi realtà con i playoff. La squadra, in silenzio stampa, ieri ha ripreso il lavoro a Peschiera e da oggi è in ritiro in provincia di Forlì-Cesena.